Amiche e amici, ben trovati a questa nuova puntata di Lape e Gaia, un mondo da scoprire, una vita da salvare. Accanto a me, come sempre, è Francesco Panella, presidente di Unapi. Grazie di essere Grazie di nuovo qui con noi. Eh, abbiamo parlato tante volte eh, nelle scorse puntate delle api, del sistema delle api e di come sono interconnesse con tutto il pianeta. Eh, si trovano ovunque, si fanno un lavoro grandioso. Per tutti noi le conosciamo poco, diciamolo, eh, e le rispettiamo ancora meno forse. Proprio perché sono piccole, magari non si vedono come tanti altri insetti. Sì, eh, bisogna, credo, eh, eh, e i mezzi attuali ce lo rendono più facile, eh, approcciare diversamente alla, eh, alla complessità. Io credo che il, il bello. Della, uh, della vita uh, sia passare da uh, una visione della natura che è ormai televisiva senza offesa <ride> a chi svolge questo lavoro a uh, viverla concretamente per esempio accorgersi che um, uh, di un fenomeno che uh, è lampante per chi come me vive in campagna ma che è poco conosciuto noi in uh, questi ultimi vent'anni eh, non abbiamo soltanto la moria e gli spopolamenti degli aldeari, abbiamo perso il 60% delle popolazioni di farfalle. Eh, ogni anno, l'abbiamo già detto, c'è una perdita di uccelli di campagna. Eh, ecco, io credo che eh, dobbiamo, noi italiani possiamo e dobbiamo fare un salto. Siamo un popolo che ha grandi grandissime risorse e capacità, eh, a volte ci frega un po' questa cosa qui del sì ma. C'è sempre qualcun altro che ha una responsabilità più grande della nostra. Ecco, io una cosa che ho imparato dai miei figli, rispetto alla mia generazione, è quella del farsi carico delle, delle scelte e dei problemi che si vedono. Allora, noi oggi possiamo fare qualcosa di concreto per le api. Come? Come? Che cosa? Possiamo sostenere la campagna BeLife, life documentarci, spiegare ai bambini. Possiamo nella nostra vita, nel nostro quotidiano, assumere dei comportamenti rispettosi, rispettosi di ciò che ci circonda. Quindi essere buoni cittadini non vuole dire semplicemente non buttare le cicche per terra eh, non suonare il clacson inutilmente non usare i mezzi privati inutilmente no vuole anche dire scegliere che cosa mangiamo tu pensa che eh, ai miei tempi quando sono uscito io di casa eh, una, popola, una famiglia operaia spendeva il 60-70% del proprio reddito Uh, questo è il mio primo stipendio, me lo ricordo bene uh, per il mangiare il cibo oggi noi spendiamo grosso modo il 15% del nostro reddito per il cibo sono cresciute moltissime altre spese, gli affitti spendiamo grosso modo la stessa cifra in telefonini telefonini, podi, paddi e tutto il resto ecco, io credo che non dico di spendere di più perché soldi ce ne sono sempre pochi ma di scegliere bene che cosa mangiamo, di, se è possibile, eh, coltivare in proprio, anche sul poggiolo si possono mettere le erbe aromatiche e più che altro curare il verde che ci circonda senza pesticidi. Noi possiamo fare delle scelte per le api, per gli insetti utili, per la vita e. La cosa che mi ha colpito di più è un'indagine che ha fatto l'anno scorso Greenpeace, da cui emerge che gran parte dei fiori che noi comperiamo, delle piante da fiore che noi comperiamo nei vivai, sono contaminate. Cioè noi portiamo in casa, facciamo toccare ai nostri figli, delle piante che sono coltivate senza neanche quelle limitazioni che riguardano. Le piante per l'alimentazione. Bene, io credo che per esempio eh, noi dobbiamo, nella cura dei nostri fiori, dei nostri giardini, dei nostri orti, fare una scelta precisa. Anche la capra che sta sbattendo contro il recinto qua da Esterina è d'accordo e lo sta riaffermando a Cornate. Vedi che è un concetto che si può estendere. Grazie Francesco Panella, presidente di Unapi. Noi ci salutiamo qualche istante perché andiamo all'Accademia Lombardo-Veneta degli Assaggiatori a scoprire che mieli ci hanno presentato oggi. Poi ritorniamo qui perché lanciamo come sempre la nostra mini clip a cura di Bee Life. A fra poco. Amiche e amici, benvenuti a questa nuova puntata dedicata al mondo delle api al mondo del miele. Accanto a me eh, Nichetti Gabriele ci racconta che cos'è la melata. Grazie di essere qui. I mieli di melata sono mieli che le api fanno eh, raccogliendo non il nettare dei fiori, ma raccogliendo la melata. Che cos'è la melata? Cos'è la melata? <ride> La melata è una sostanza che le api trovano sulle piante dopo il passaggio di altri insetti, normalmente degli afidi. È una sostanza zuccherina molto appetibile dalle api, è ricca di sali minerali e produce un miele molto caratteristico, che adesso andiamo a descrivere. Qual è il, quali sono le caratteristiche di questo miele? Allora, innanzitutto, come si può vedere, è un miele molto scuro. quindi questo? Sì. È un miele. E alla vista eh, può sembrare non miele perché siamo abituati sempre al miele molto giallo paglierino. Allora, i mieli di melata sono scuri perché sono ricchi di sali minerali. Quindi, eh, a un'analisi visiva, si può dire che il colore è ambra scuro verso il nero: quindi può avere delle gradazioni differenti a seconda del tipo di melata. In questo caso, è ambra. E il profumo? Allora, i profumi. Allora, in questo, in questo adesso stiamo assaggiando il miele di melata di Metcalfa, che è diverso dal miele di melata di abete che andiamo a vedere dopo. Allora, al profumo, il miele di melata di Metcalfa è di media intensità, possiamo definirlo di tipo caldo: ricorda un po' le, la passata di verdura di pomodoro e eh, la frutta cotta, quindi eh, marmellata, marmellata di fichi in particolare, ricorda, e un po' il caramello, un po' caramellato. Vediamo se anche al gusto corrisponde eh, quello che è stato percepito nell'olfatto, prego. Allora, l'analisi gustativa, allora, innanzitutto eh, si percepisce che il miele di melata è normalmente meno dolce rispetto ai mieli di nettari. Leggermente acido, appena appena acido. Ma questa è una sua caratteristica? È una sua caratteristica, sì, di essere meno dolce, percettivamente meno dolce perché è ricco di sali minerali. Gli aromi sono simili ai profumi. In bocca si sente anche un po il malto e la frutta secca quindi gli aromi che ho descritto prima, i profumi che ho descritto prima si sentono anche come aromi in bocca in più la frutta secca il malto e il caramello Gabriele come potremmo utilizzarlo questo miele è buono per fare dei dolci oppure no allora eh, il miele è sempre buono per fare dei dolci il miele di melata eh, essendo eh, Avendo un indice glicemico più basso rispetto agli altri miele, più indicato per esempio a chi vuole usare degli zuccheri in maniera, in maniera minore, quindi so, i diabetici, ma in più anche gli sportivi, perché essendo ricco di sali minerali, è un miele che dà, oltre all'energia, anche il ricambio di sali minerali. Veniamo invece al miele di melata diabete, che differenza c'è? Allora, Sembra più scuro. Allora, in questo caso sì, eh, ribadisco come prima i colori vanno dall'ambra scuro al nero a seconda delle produzioni, eh, quindi una melata di Metcalfa la possiamo trovare anche molto più scura di questa e eh, eh, anche la melata di abete può variare a seconda, a seconda della produzione. Questo è un miele che si trova tutto l'anno oppure no? Allora, eh, il miele di melata di abete si raccoglie, come dice il nome, nei boschi di abeti, quindi eh, sulle Alpi, eh, tra luglio e settembre. Mentre il miele di melata? Il miele di melata si raccoglie invece in tutto l'areale della pianura padana, ma anche esteso un po' al nord, tutto il nord Italia, eh, sempre attorno a luglio-agosto. Quindi sono praticamente dei mieli estivi. Infatti eh, sono anche mieli eh, molto asciutti, eh, con un'umidità molto bassa quindi anche molto viscosi, cioè che sono poco liquidi mm, e si conservano anche molto più a lungo per questo motivo. Come la melata di Metcalfa eh, è normalmente liquido, non cristallizza quasi mai, eh, ha una consistenza molto viscosa per, come dicevo prima, un'umidità residua più bassa, e il colore, come abbiamo detto, è am ambra, ambra scuro. Eh, si differenzia, cioè sembra uguale alla melata di Metcalfa, però si differenzia per gli aromi. Perché? Che profumi ha? Eh, ah. Allora, a fare l'analisi. Allora, melata di abete è leggermente balsamico, ha degli aromi eh, resinosi, di legno un po' affumicato e foglie secche bagnate un po' si dice camino spento quindi il fuoco verso la fine ci sono dei riflessi leggermente verdastri assaggiamolo, assaggiamolo. conferma quello che avevamo sentito nei profumi Allora, gli aromi sono simili ai profumi allora, di media intensità eh, quindi è abbastanza intenso, ma mh, non come altri mieli più forti. E gli aromi eh, confermano i profumi in bocca. Si percepisce anche scorza d'arancia, pinoli e latte condensato e malto. Questi sono gli aromi. Che si sprigionano in bocca. Come, come analisi eh, gustativa è ancora meno, eh, meno dolce eh, rispetto agli altri mieli, come la melata diabete, e in questo caso eh, non si percepisce neanche l'acido, quindi eh, rispetto agli altri mieli ha una bassa componente acida. Gabriele, come consiglieresti di consumarlo questo miele di melata di Allora, il miele di melata di abete io lo abbinerei a dei formaggi freschi perché mh, questo, questi gusti, questi aromi, eh, un po' di scorza d'arancia e pinolo, un po' eh, aromatici. Eh, possono creare un, secondo me un ottimo dessert che si sposa con dei, dei sapori di latte e comunque che si ritrova il latte con un po' il, questo gusto di, eh, anche tipo panna cotta, si percepisce leggermente. Eh, Un'ultima battuta sul mondo delle api, perché è così tanto importante eh, conoscere il miele, capirlo, riconoscerlo e eh, rispettare anche le api? Beh, eh, le api sono una componente fondamentale della biodiversità e quindi dell'ecosistema mondiale. Eh, si sono sviluppate in milioni di anni di evoluzione insieme a tutte le piante che fanno fiori. Quindi, piante che fanno fiori e api si sono sviluppate insieme, nessuna può esistere senza l'altra. Quindi, non ci possono essere. Piante con fiori senza api e non ci possono essere api senza piante con fiori. Quindi diciamo che eh, è un tassello, ognuna è un tassello per l'altra e diciamo che l'essere umano non può prescindere né da uno né dall'altra. Grazie a Gabriele Nichetti, grazie all'Accademia del Lombardo Veneta e grazie agli Ambasciatori del Miele. Grazie all'Accademia Lombardo-Veneta degli Assaggiatori, Francesco, è giunta l'ora, l'avevamo anticipato prima, della mini clip a cura di Bee Life, con la quale noi stiamo collaborando in questo ciclo di puntate dedicate al mondo delle api, ma anche al mondo eh, di tutti noi, a Gaia, la terra. Oggi di che cosa parlano? Questa mini clip è la mini clip di un giovane, di un padre. Eh, che è anche oltre che apicoltore è presidente di questa grande cooperativa che raggruppa eh, centinaia di apicoltori in Italia eh, e che ci dice possiamo dobbiamo nella nostra vita di tutti i giorni tenere conto dell'insieme possiamo e dobbiamo nei piccoli gesti eh, far sì di garantire un futuro ai nostri figli credo che sia una delle più belle eh, a me fa molto piacere perché in questo momento stanno arrivando tanti giovani in apicoltura, se fossero tutti come Diego e che ci mettessero l'impegno per il futuro anche dei loro figli sarebbe la cosa più bella, ma ci conto e così sarà, spero. Perché ricordiamolo, la rete della vita ci coinvolge tutti quanti, noi facciamo parte della rete, siamo uno dei tanti nodi e rispettare noi stessi significa soprattutto rispettare l'ambiente in cui viviamo. Grazie a Francesco Panella, presidente di Unapi, grazie a Serena Mariotti di Apiflor che ci ha ospitato in questo ciclo di puntate. Grazie alle caprette che ci hanno sopportato. Esatto e grazie a Be Life e soprattutto a tutti voi. Appuntamento alla prossima puntata, guardate insieme a noi le, la mini clip. Ma avrebbero pure potuto vivere tranquillamente ognuna pensando a sé, pochi fiori gli sarebbero bastati, non c'era mica bisogno di fare tutta quella strada, tutte quelle scorte, ma per fare un chilo di miele dovevano percorrere tanti chilometri quanti ne servono a fare il giro del mondo ma avrebbero pure potuto anche non so, ma rinunciare a quel grande sacrificio godersi un po' di quelle ricchezze senza lasciarle tutte alle generazioni future una cosa che succede eh, in annate particolari prima del grande raccolto eh, se la famiglia ha una carenza una forte carenza di cibo la famiglia decide di smettere di nutrire la covata quindi viene sacrificata la covata perché per il futuro della famiglia è più importante avere le bottinatrici per poter poi garantire un futuro alla famiglia se però la grande carestia viene dopo il grande raccolto non c'è cibo per tutti le bottinatrici si lasciano morire la cosa importante per il proseguimento della famiglia è la covata, quindi le nuove generazioni. Quindi c'è una parte di questa famiglia, di questo alveare, che decide di lasciarsi morire per poter garantire un futuro alle nuove generazioni. Ci pensano a chi verrà dopo.